Ciao gente, benvenuti su questo nuovo video di No Nocturnal. E oggi volevo presentarvi Phoenix Force, un gioco che ci è stato donato da un video di Raffo Games, una persona che non ha molti iscritti, ma l'altro giorno ha rilasciato un codice di Steam e nessuno se lo ha inculato. Bene, mi fa un piacere. E quindi sto giochino che fa venire le madonne, anche se all'apparenza sembra semplice, è tutto per me. Io qualche livello l'ho fatto e ho sbloccato questi due personaggi, ma come potete vedere sto a livello tot. Vediamo un attimo se possiamo riaggiornarlo. Non possiamo riaggiornarlo, quindi io vi proporrei di farvi vedere quello che ho passato io. Qua non possiamo aumentare. E praticamente è abbastanza semplice, sono poche cose. Noi dobbiamo semplicemente sfondare di botte questa cosa. E all'inizio partirete con questo qua di fuoco. È una cazzata, eh. Perché all'inizio è proprio così semplice, pian piano che lo distruggi aumenta le difficoltà. Ci sta come tutti i giochi. Il disegno ricorda tanto, come si chiama, Barbarian. Quindi questo è più facile, guarda, è divertente, guarda. Io ci ho giocato addirittura quando stavo renderizzando, per quanto era leggero. Il mio computer non è proprio sto granché, eh. Solo in effetti questo va un pochino più veloce, dovrei la grafica peggiorarla, eh. È tutto così. I primi mostri sono sciallissimi. Certo, io sto a livello 7, eh. Non contate questo. Cioè, una cosa tranquilla, giusto per farvi vedere quello che si combina. Questi sono i tre principali. Beh, sono abbastanza facili. Mo comincia seriamente. Ogni tot mi butterà la roba. Io sparerò a caso, te l'ho col dito premuto. Pian piano mi cagherò sotto perché la madonna. Qualche volta l'ho persa, devo ammetterlo, perché poi cominciano a essere abbastanza rognose come cose. Tipo, non so più dove cazzo andare. Ok, con calma, nulla, con calma. È un gioco, devi ricordarti che è un gioco. Potete sapere che oggi sono pure abbastanza nervoso perché ho bucato con la bici e quindi mi rode leggermente il culo, perché sono una persona leggermente paranoica riguardo queste cose. Il bucare la madonna! Ok, è una stronzata, l'ho passata, nulla. Perché sei distratto? Ah, spara senza essere premuto, ok. Perfetto, ok. Senza che lo tieni, cioè, ci togliamo anche sto stress di tenere premuto il cordito. Che cosa vuoi chiedere più? Noi l'unica cosa che possiamo chiedere più è un goccetto di qualche cocktail che a noi piace. Una tequila, qualcosa del genere. No, è troppo così. Dove cazzo vado? E dai, sì. Oh, vai, è semplice all'apparenza, eh. È semplice. Se solo lo beccassi è semplice. Sì, come no. E vabbè, papi. Oh, te vuoi spostare. Oh, quanto cazzo va a morire? Quanto c'è di vita? Dai, cazzo, che sei morto. Sono pure a livello 7 io, eh. Ok, cominciamo a rodermi il culo, eh. Perché questo non è stato bloccato? Ok, andiamo al prossimo e vi faccio vedere com'è il prossimo, no? Altri 9 stelle, ok. Qui insieme cominciano a rodere il culo. Perché se prima magari non passa la puttana. Sì, eh? Eh? La domanda è come sono uscito da questa cosa. Era notte e io avevo problemi a dormire. Quindi è normale che la notte sono leggermente più attivo che di giorno. Quindi la madonna. Oh, sta buono, dici. Ma magari poi scopro anche che non sto a registrare, magari, eh. Dai, spostatevi dai coglioni. Dai, aiuto. Dai, ne abbiamo torto uno, probabilmente il lavoro è a metà. Stiamo a metà dell'opera, sì, stiamo alla metà dell'opera. Stiamo a metà dell'opera, se dobbiamo togliere dai coglioni. Se dobbiamo togliere dai coglioni, no. Ok, molto tranquillo. Passiamo al livello qua. 7% velocità. Stavolta utilizziamo un personaggio che va sbloccato più avanti, non a questo. Magari è più forte, io che cazzo ne so. Magari congela, io che cazzo ne so. Non sappiamo niente. Noi sta cosa del sapere non... Sì, ma se mi fai andare bene, invece fammi smadonnare, sarebbe strafantastico. Strafantastico. Io mi ricordo che qui ho cominciato leggermente a perdere, perché questo cominciava a seguirmi un po' di più, eh. Manca a scuola mi seguivano così tanto. Oh, te devi togliere dal cazzo, dai, eh. Bello il fatto che può ghiacciare. Va più lento? Va più lento. Quello è quello che mi serve. In poche parole sto... Sì. Che cappio era? Non mi ricordavo. È tipo da una settimana che non gioco. Ok, zietti. Passiamo alla prossima. Sempre quello di ghiaccio, perché trovo più... No, non va bene, zi. Mi devi dar pace.
Però il lato positivo è che non abbiamo l'evoluzione di questo, quindi dovrebbe andare pure tanto tranquillo. Questo è uno di quei giochi dove dovresti stare zitto e concentrarti, no? Però io posso fare un gameplay dove sto zitto e cerco la Madonna ancora. Ok, bene, bello, ciao ciccio. Ecco, andiamo a questo, va. Mi è proprio rotto il cappio. Oggi ho tanto parolacce e poche parole. Tante parolacce e poche parole, è vero. Però scialla, scialla pure questa. Andiamo alla prossima, più 10. Possiamo anche far evolvere? Più 2 di danno, perfetto. E andiamo a livello 8, che guadagniamo più e non so se la velocità ha peggiorato. Questo? Che faceva? Ah, mi seguivano leggermente, immagino che i livelli superiori siano ancora peggio. No, ma è una cosa semplice, dicevo, è una cosa semplice. Raffo, Raffo, portacci. Io a far coglione ci rimetto. Ci rimetto la sanità mentale, però. Cerchiamo di farlo fuori un po' subito, perché più diventa più diventa lunga la storia, più mi sconcentro. Quindi, tanto con la forza del pensiero noi riusciamo a sconfiggerlo, vero? Come ho fatto a sconfiggerlo tutti con una tranquillità assurda? Eh? Allora, dai. Io ormai non sto a cercare più. Che cazzo è successo? Ok. Non sto a cercare più di. No, 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 no! Dio. Mi devo dare. Dai, che c'è rimasto poco. C'ho pure più di danno, quindi dovrei avere. Ok, qui si sbloccava il vero Crio. E noi attaccheremo con Crio. Questo era il livello decisivo dove si attacca. E probabilmente c'è la stragombo dell'immortale. Cioè, ti rendi conto che io dovrò attaccarne uno di questo? Perché me che diame. Con questo migliori. È il livello base di tutti i giochi maledetti, no? Quelli che poi pian piano ti fanno bestemmia. Cioè bestemmia. Io non è che bestemmio, però porco lurido. Benedizione. Dai, e mori. Tutto più lento. Ho capito che quella è la mossa più figa che posso più avere io, perché è tanto bella, congela tutto. E spero che le prossime finisce saranno anche più ignoranti. Vediamo in quanti episodi riusciamo a sbloccare tutti gli altri. Addirittura 10, sì? Che aumentiamo? Ok, sempre con Crio. Ormai andiamo avanti di lui, perché è il più comodo. Per persone come noi è il più comodo. Qual è la particolarità di questo boss? Non me lo ricordo. Che fa? Lancia sempre lame. Si vede che fa più danni? Fa più danni, ma non fa. Madonna mia. Niente, non è che fa un granché. Fa tanto rispetto all'altro. Chissà se più avanti dà rogne. No. È il personaggio più stupido dei tre. Cioè, ciao, ciao, ciao proprio. Ciao bello, ciao, ciao. Addios. Quanti mi hai dato? 5. Mamma mia, sei proprio un barbone. C'ha proprio la schermata da. Come si chiama? Ah, l'ho pure alzato, perfetto. Un attimo, l'avevo fatta questa? No, devo fare questa di ghiaccio. Più velocità. E questo? Ah sì. Personaggi nuovi. Oh, ma che gagliardi che sono. Oh. Curvano leggermente troppo queste cose, no? Ah, perfetti, che missili noi andiamo, no? E non si scontrano neanche. Oh, benedizione mia. No, cazzo. Cazzo, sia la prima volta che comincio a essere più reattivo davanti ai giochi. Allora, ok. Sì, Null, sì. Fai vedere il lato di te cattivo di ogni gioco. Dai. Dai cazzo. Ok. È stato molto più facile di quello che credevo. Facciamo fino all'episodio 2. Sono arrivato, vediamo quanti ne porto. Sì, come no. Ecco perché mi sono fermato su un punto. Perché devo evitare essere Dio, in poche parole. Ma togliamoci prima questo dai coglioni. Cocones. Non sono molto disponibile. Dai. Non devo toccare quell'altro. Come faccio se è una certa taglia? Questo mori. Ok, se siamo torti in problema, sì. Forse questo ho passato di livello. Quello che non ero riuscito a fare in silenzio. No, che mamma vengono. Ok.
Sento una vita che pian piano scende. Andiamo al... a un, uno che non ho passato. Uno che non sono arrivato. Cominciano ad essere un po' troppi. Allora noi non dovevamo andare su qualcuno che è leggermente più rognoso. Meno rognoso. Questo qua è troppo rognoso. Ma sono cazzi nostri. Sono veramente cazzi nostri. Sì. Perché mi voglio male. Uno, mi serve che uno se ne vada. Mi serve che uno se ne vada. Uno se ne deve andare. Riusciamo a completare. Allora, cerchiamo di completare questa e poi spegniamo il video. No, vai. La Madonna. Ragazzi, per questo è tutto. Io mi devo rinviare un attimo perché dalla prossima puntata cominciano i livelli un pochino più complicati. Spero che questo video vi piace. Condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo per il prossimo video. Bye.